Pensi che mi fa voglia di tornare a fare una cosa del genere? Sa, c'è questo, che io ho dedicato molta parte della mia vita al teatro. Ho insegnato recitazione, ho insegnato regia, ho fatto 140 spettacoli teatrali. Quindi voglio dire, quella che è l'arte dell'attore, beh, l'ho praticata, non esibendomi su davanti al pubblico, ma dietro le quinte. Sono stato attore attraverso le centinaia di attori con i quali ho lavorato. Quindi questo era, come dire, una summa definitiva della mia esperienza teatrale. L'altra domanda era: Ma se la prima domanda c'era anche se c'hai voglia di rifarlo ancora. voglia di rifarlo ancora? Guardi, perché no? Però dovrò fare una sorta di clausura yoga prima, perché vedete, vi confido una cosa: da quando ho cominciato a scrivere 40 anni fa, non è passata una mattina che io non abbia lavorato. Sono assolutamente un impiegato della scrittura al quale non si può dire nulla. Non ho preso un giorno di licenza per malattia. Bene, ho fatto Tiresia l'11 giugno, il 20 luglio sono partito per le vacanze in Toscana, dove c'è una ragazza che scrive i miei romanzi, perché io li detto ormai. Allora, il primo giorno sta ragazza è arrivata e io mi sono accorto con stupore che non avevo voglia. Dico: mi scusi signorina, ma proviamo domani. Domani non ci avevo voglia. Sono rimasto un mese così, con lo sguardo e il sorriso un po' impetente. Dovevo scaricarmi di questo personaggio. Finalmente ci sono riuscito il 30 di agosto. Appena sono arrivato a Roma, ho detto a Valentina: forza, cominciamo a lavorare. Ne avevo una grandissima voglia. Ora, dice, lei sarebbe, avrebbe, sì, voglia ne avrei, perché si prova un'emozione rara. Però, scusate, ipotizzare che a 94 anni, perché tante ne avrò, sempre che sia ancora tra di voi, beh, insomma, un po' azzardato, lo posso fare per scaramanzia, perché sono nel 2024, io ho ringraziato il in sé
questa straordinaria esperienza dell'essere stato uomo e dell'essere stato donna, senza mezzo uomo, mezzo donna, no, no. Esiodo infatti dice che come donna, nei 7 anni nei quali fu donna, beh, sperimentò tutte. Vabbè, dice lui, l'ho fatto scientificamente per vedere questi organi non miei come reagivano. Vabbè, mettiamola pure che fosse una cosa scientifica. Resta il fatto che lui acquistò una grande esperienza come donna, tanto è vero che viene chiamato da Zeus per decidere sulla diatriba se prova più piacere l'uomo o la donna nell'atto sessuale. E lui è in grado di rispondere perché l'ha provato. Uno. Però, malgrado questo divisorio netto tra uomo e donna, resta sempre l'ambiguità di chi è stato uomo e di chi è stato donna. Indubbiamente ne sono certo delle tracce dell'essere stato donna, se le sarà portato dietro in tutte le sue 7 esistenze da uomo. Va bene, e poi perché credo che l'atto divinatorio sia fondamentale. Non c'è dubbio che lui è stato uno degli indovini dei sacerdoti divinatori maggiori, l'altro è calcante, diciamo, del ciclo. Oppure c'era solo chi prevedeva sventure. Lui non prevedeva solo sventure, prevedeva anche felicità. Purtroppo quella era rara. E infatti lui si era trovato in una grossa crisi, perché di ogni uomo e ogni donna che sfiora ne vede l'avvenire. E l'avvenire dell'uomo e della donna quasi sempre non è piacevole, è costellato di dispiaceri, di malattie, no? Tante cose che finiscono con lo stringere su di lui, fino a qualificare il dolo che gli ha fatto Zeus come una condanna. E poi era bello, è stato bello nel corso della preparazione, constatare i mutamenti, come sembrava fatto, come si chiama, di pongo. Ogni autore lo modellava come voleva e lui si prestava. Grandissimo fascino di enigmatico personaggio, per tutti i motivi.